Ogni qualvolta Gesù tenta di liberare le persone, subito appaiono coloro che sono contro questo processo di liberazione. E quanto emerge nel capitolo 13 di Luca, un episodio che c'ha soltanto questo evangelista, i primi 9 versetti. Scrive l'evangelista: in quello stesso tempo, quale tempo? Gesù aveva detto alla folla: perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Gesù cerca di emancipare il popolo dall'influsso, dalla dottrina di chi? Degli scribi, dei farisei. Sono le autorità religiose che determinano quello che la gente deve credere e come deve credere, cosa deve praticare. Allora Gesù invita le persone a crescere, ad essere persone mature, che ragionano con la propria testa e camminano con le proprie gambe. Questo è inammissibile per il potere religioso, che deve sempre sottomettere le persone, trattandole sempre come degli infantili. Ed ecco la reazione. Si presentarono alcuni a riferirgli il fatto che di quei Galilei, e dire Galileo al tempo di Gesù non indicava soltanto proveniente da una determinata regione. Galileo significa rivoluzionario e indicava gli zelotti, i terroristi dell'epoca. Ricordiamo la grande rivolta che c'è scritta negli Atti degli Apostoli di Giuda il Galileo. Quindi riferirgli il fatto di quei Galilei, e Gesù è Galileo, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere, letteralmente mescolato, insieme a quello dei loro sacrifici. Quindi Gesù sta tentando di liberare il popolo dall'influsso delle autorità religiose e gli arriva questa minaccia, un avvertimento di chiaro stampo mafioso a Gesù che è Galileo, gli dicono: attento Galileo, che qui da noi i Galilei fanno una gran brutta fine. Ebbene, Gesù non solo non si lascia intimorire, ma passa all'attacco. Reagendo, prendendo la parola, disse loro: e credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? Gesù smentisce il nesso che vede il castigo come un'azione da parte di Dio per punire i peccati degli uomini. No, io vi dico, ma se non vi convertite, cioè se non cambiate vita, la conversione nel Vangelo indica mettere il bene dell'altro come principale valore della propria esistenza, perirete tutti allo stesso modo. Quindi Gesù dice: no, attenti, che siete voi che se non cambiate vita fate una brutta fine. Ma non solo, ora Gesù continua, prima ha fatto un esempio generale indicando i Galilei, ora si trova a Gerusalemme, parla proprio di quella città, di Gerusalemme. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe. Siloe è un quartiere di Gerusalemme, ancora oggi si vedono il basamento di questa torre che crollò, e le uccise. Credete che fossero più colpevoli, letteralmente più debitori, di tutti gli abitanti di Gerusalemme? Ecco, se prima l'esempio era stato per i Galilei, ora Gesù lo porta proprio lì dove parla, di Gerusalemme. No, e Gesù ripete di nuovo quanto ha affermato prima, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Quindi Gesù esclude in maniera tassativa il castigo divino e li invita di nuovo alla conversione. E poi Gesù allarga la tematica, e qui è un po' una risposta a Giovanni Battista, che era l'ultimo erede di questa tradizione che vedeva Dio come colui che puniva i peccatori. Ricordiamo che Giovanni Battista aveva detto: ogni albero che non porta buon frutto sarà tagliato e buttato nel fuoco. Ecco, Gesù allarga il discorso e dice, diceva anche questa parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi, letteralmente un fico, nella sua vigna. Il fico e la vigna nell'Antico Testamento sono immagini di Israele, del popolo di Israele. E venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Ecco, abbiamo visto, Giovanni Battista diceva: se non porta frutti, si taglia e si butta nel fuoco. Gesù non è d'accordo. Allora disse al vignaiuolo: ecco, sono 3 anni, è un tempo completo, che venga a cercare frutti su questo fico, su questo albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque. Perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose, e questa è l'azione di Gesù, che è contrario a un'azione che distrugge, a un'azione che punisce. Gesù non è venuto a distruggere, Gesù è venuto a portare vita, a vivificare. Ma quello gli rispose: padrone, letteralmente il termine è signore, quindi si vede un rapporto con Dio, lascialo ancora quest'anno finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. L'azione di Gesù
di fronte ai peccatori, di fronte alle persone sterili, di fronte a coloro che non portano frutto, non è un'azione punitiva, non è un'azione distruttiva, ma è un'azione vivificante. Gli offre ancora nuove possibilità di portare frutto, di portare vita, e non solo gli offre questa possibilità, ma collabora perché questo si realizzi. E poi dice Gesù, vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai. Il Dio di Gesù, il Dio che Luca ci presenta, è il Dio per il quale nulla è impossibile a Dio. Come aveva scritto al momento dell'Annunciazione, questo è il sesto mese per lei, parlando di Elisabetta, la parente di Maria, che tutti dicevano sterile, ecco così anche un albero che sembra sterile, per l'azione di Dio e la collaborazione dell'uomo, può portare frutto. Quindi l'insegnamento di Luca è molto chiaro, molto preciso. A quanti vedono una relazione tra il peccato e il castigo, Gesù annuncia in maniera chiara, tassativa e definitiva che l'azione di Dio con i peccatori non è punitiva, distruttiva, ma vivificante.